Benvenuti alla seconda parte del video inerente al cupo larve. Come precedentemente annunciato, se vi siete persi il video ve lo lascio in descrizione, la prima parte del cupo larve. Siamo oggi a sgabbiare la regina per valutare appunto la deposizione. In tutti i casi la regina dopo 5-6 giorni, in questo caso perché il cupo larve era nuovo e quindi ha fatto un po' più di difficoltà ad accettarlo e deporvi dentro. Ma una volta fatto questo, diciamo che è comunque dopo 6 giorni tempo di sgabbiare comunque vada. Sono abbastanza contento perché stanno importando e questa cosa qui mi permetterà di utilizzare parte di larve uova per essere utilizzate nel melario mediante questo telaino modificato. A casa mi sono preparato le stecche senza cupolini perché le andrò poi a inserire nel procedimento che vedete. Questo telaino lo metterò centrale nel primo melario e un telaino invece pieno lo sposterò al melario di sopra. E niente, procediamo un attimo col lavoro perché alla fine è più facile vederlo che spiegare. Buona norma è comunque dare una controllata al nido, perché quando la regina è nel cupo larve magari le api tendono a fare il qualche cella reale, quindi una controllata veloce al nido ve la dovete fare, è d'obbligo. Una bella sponda di polline, finalmente le famiglie si stanno piano piano riadattando e riassestando al clima che sta per il momento facendo quello che deve. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, al blog, più siete, più vi iscrivete, più contenuti metto, perché è anche uno stimolo per me per fare nuovi video. Questo controllo appunto è velocissimo perché poi l'arnia l'avevo già controllata 2 giorni fa, che ero venuto a dare un'occhiata e come volevasi dimostrare mi era scappata una cella reale. Vi faccio vedere qui. Questa adesso la gentilmente la togliamo. Io le rompo. Vedete, quello che non si era visto nella visita precedente si vede in questa. Allora, va detto che il cupo larve lo posso usare, almeno io come nella mia metodologia di lavoro lo uso una volta al mese, non di più. Eccolo qua, controlliamo la regina, e qui che sgambetta. Bene, bene, bene. Ora diamo una scrollatina dalle api. Io ora andrò a togliere le 4 viti che ci sono e poi andrò a inserire i cupolini. Siccome le famiglie dove orfane, dove ne andrò, gli starter diciamo così, dove li andrò a inserire io vicino casa, mi sono procurato un catino con degli strassi bagnati. Questa è una procedura che va fatta abbastanza in fretta per evitare che la larva si secchi. Svito le viti con questo cacciavitino che non è nemmeno idoneo più di tanto, però essendo che le aveva accorciate dovrebbe bastare.
cupo larve contiene, se non vado errato, 110-111 cellette, cupolini, in cui la regina può deporre. E direi che per un uso amatoriale, per chi vuole creare in azienda la propria regina con non da sciamatura artificiale o con altri metodi, può essere anche divertente. Ecco, io vi consiglio sempre, quando venite negli apiari, di non fare come me, che molte volte le attrezzature se le scorda a casa, perché io sono un casinista e quindi alla fine ci si adatta un po' con quello che si trova. In questo caso in macchina ho trovato questo cassavite mezzo rotto. E togliamo il coperchietto retrostante. Ora all'interno ci sono sia uova che larve, non faccio altro che smontare i portacupolini e andare inserire. In questo caso ci sono delle uova. Proviamo anche l'accettazione dell'uovo. Se accettano l'uovo, diciamo che si avrà la partenza della regina proprio da zero. Adesso facciamo una stecca di uova, che poi lo vado a inserire nel melario di questa. Mentre se devo utilizzare queste larve, queste uova su una famiglia, su un'altra famiglia, preferisco utilizzare le larve per una questione di accettazione. I cupolini vanno sempre presi in stock, perché se ne perdono tanti. Ora mi si mette un po' comodo per continuare il lavoro. Diciamo che l'accettazione dell'uovo rispetto alla larva è un po' più difficoltoso. Essendo nuovo, qui dentro hanno preferibilmente messo uova, perché hanno deposto da poco. Ma e questo renderà tutto un po' più complicato.
Però da qualche parte bisogna pure cominciare. Una volta preparate le stecche, le vado a mettere in questo telaino modificato e andranno nel melaio, sperando che qualcosa venga accettato. Ecco, queste sono cose che dovete evitare assolutamente di fare. Telaio centrale all'interno. Ecco fatto. Dopo, quando rimonto il tutto, e ora si procede spediti. Innestare i cupolini nei portalarme. Le stecche che faccio le metto sotto degli stracci umidi per mantenere l'umidità. Se ci fossero state larve sarei stato un po' più contento, ma non posso aspettare oltre per liberare la regina. Questo giro è già stato un giorno in più, secondo quello che faccio di solito, ma semplicemente perché era nuovo. Diciamo che non ho necessità di grandi quantità di regina adesso, ne ho già di nascenti nell'incubatrice. Questa prova qui poi capita, avendo solo uova, capita a fagiolo. Ne discutevo, ne parlavo brevemente l'altro giorno con un apicoltore, con Salvatore Trigliani, che molti di voi penso conoscono, e si parlava appunto dell'accettazione dell'uovo, che a nostro avviso dovrebbe produrre una regina forse, diciamo, non migliore, diciamo una regina tra virgolette quanto più possibile vicina alla realtà di come lavorano le api quando scelgono l'uovo e portano avanti il discorso, in quanto la pappa reale che viene fornita alla larva
che diventerà regina al primo momento, dallo stadio di uovo, è sicuramente diversa rispetto a quella che troviamo già in una larvicina formata. E questo potrebbe comportare sicuramente degli aspetti positivi che poi magari non sono comunque ininfluenti nella realtà dei fatti. Iniziano a scarseggiare anche i cupolini con le uova, vedo. Di là, nell'altra apiaria, ho già preparato nei giorni scorsi la famiglia orfana, le due famiglie orfane, per accettare le stecche. E si spera nell'accettazione. Diciamo che il momento è proficuo. Io non so se riuscite a vedere, ma all'interno dei cupolini c'è l'uovo deposto. Non so se si vede, però. Ho ancora due stecche, dopodiché apro il tappo del cupolarve e la regina sarà libera di uscire e andare a deporre di nuovo nella sua famiglia. Io andrò a casa, nella piara lì vicino a casa, a inserire le stecche nelle due famiglie, dargli un po' di nutrimento per migliorare l'accettazione, ricomporre questa famiglia. E poi nel frattempo aspettare che inizi la fioritura del rovo e delle altre piante per fare un po' di miele, che quest'anno davvero scarseggia. Colgo l'occasione per chiedervi come sta andando questa ripresa di stagione. Io devo dire che al momento, salvo qualche rara eccezione, siamo veramente in crisi. Credo anche che molte piccole aziende o hobbisti quest'anno decidano di chiudere i battenti. Quest'anno farà selezione nelle api, ma soprattutto anche fra gli apicoltori. Io spero che la regione dichiari la calamità, se non altro, comunque vedo che molti di voi non sono d'accordo per le pacche in apicoltura. Non capisco francamente il motivo di questo vostro disappunto che vedo, perché dite che poi si ammazzerebbe il settore, ma secondo me con delle stagioni così il settore muore da solo. È anche vero che questo è un settore molto molto strano, ma su questo farò poi un video a parte. Bene, cupolini sono finiti da mettere nelle stecche, perché le ho completate. Io ho stecche con 9 cupolini per stecca, non di più, perché a me piace lavorare nel largo, non nello stretto.
adesso ricompongo il cupolardo con i rimanenti cupolini che sono rimasti. Di così. Cioè, alla fine anche dovervelo spiegare questo cupolardo, per me è difficile perché è talmente semplice che è banale utilizzarlo che risulta anche difficile trovare delle parole. Mi dà un po' di fumo per non andare via le api da dietro. Tappino davanti in modo tale che la regina possa uscire, rimetto il cupolardo al suo posto, continuo brevemente la visita per vedere se ci sono celle reali. Questa famiglia poi la voglio riprodurre come genetica perché è una bomba. A parte quella cella reale là che mi era scappata qui, non ce ne sono. Poi questa famiglia qui tende sempre a fare le celle in un determinato punto del telaio ed è difficile che le faccia in altri. Bene. Mi scusi, il regina è rimasto incollato sotto. Io metto questo. Il melario sopra aggiuntivo in cui ci ho messo quel telaio di miele che avevo tolto per far posto al telaio con le stecche. Chiudo e ho finito. Ci rivediamo nell'altro apiario. Bene, sono arrivato nell'apiario. Non mi resta che andare a inserire all'interno questa famigliola orfana. Stecche fatte e sperare che vengano accettate. Ecco fatto. Francamente, essendo solo uova, nutro dei seri dubbi sulle accettazioni.
Se fossero state larve sarei stato un po' più fiducioso. Comunque sabato controlliamo e vediamo cosa succede. Questo video comunque serviva solo per farvi capire come si procede, come si utilizza il focolare, né più né meno. Adesso un po' di nutrimento, ora parte il telaio, porta stecchio, si chiude tutto. E via, alla prossima, ciao.